grazie a voi per essere qui, perché appunto mi state come dire, dicendo che è un tema che è sentito da pochi, però evidentemente siamo noi che siamo curiosi di sapere che cosa ha pensato l'Apsus insieme all'Agenda Digitale dell'Emilia Romagna per pensare delle linee guida. È difficile trovare qualcosa di intelligente da dire durante queste presentazioni. Allora, finché venivo qui stavo facendo questo ragionamento. Condivisione è uno dei sostantivi che in questo momento si adoperano di più. E un po' di tempo fa si parlava di energia, ogni 2 per 3 si usava la parola energia. Poi ci si è resi conto che tutto sommato più che non l'energia contava l'energia risparmiata, quindi si è rovesciata un po' la prospettiva e da lì abbiamo iniziato a parlare di sostenibilità e di tutto quello che è sostenibile. Adesso forse il sostenibile non sta passando di moda, il sostenibile per fortuna tiene ancora alto il baluardo dei temi che devono guidare le nostre scelte, ma accanto al sostenibile è arrivato il condiviso, con l'idea che condiviso, qualcuno usa oltre che il verbo condividere anche il verbo socializzare, no? Adesso sto sentendo, sempre di più si sente dire socializziamo, socializzo questo, come se fosse una sorta di rapporto privilegiato tra piccoli gruppi, no? Cioè la condivisione è pensata come una condivisione tra individui o tutt'altro tra piccoli gruppi. Mentre invece la tecnologia e la tecnologia digitale in parallelo possono aiutare a una condivisione su ampia scala, no? Cioè lì si può pensare ad avere delle piattaforme, dei sistemi, dei processi, perché pensare in digitale non significa tradurre in coding un ragionamento analogico, ma significa proprio ripensare in modo diverso l'intero processo. E quindi diciamo, questo può aiutare le amministrazioni a fare salto di qualità. Io penso che nell'arco di pochissimo tempo si possa superare tanti progetti che negli ultimi 20 anni ci hanno accompagnato pensando che condividere potesse essere più bello che non fare da soli. Io ne sono convinta che condividere è molto più bello che non fare da soli, però insomma il tema è a questo punto torno al ragionamento iniziale, no? Che era un ragionamento di tipo quasi semantico, di studio della lingua, un'altra parola che adesso sta occupando tutto il nostro lessico, la parola digitale, no? Che viene infilata spesso con pertinenza, però non sempre, all'interno di tutti i contesti possibili e immaginabili. Perché? Perché il digitale, esattamente come la condivisione, stanno permeando la nostra società e la nostra esigenza di partecipazione effettiva alla società e all'amministrazione dei beni comuni. Come siamo messi a Rimini? Oggi c'è Roberta Mazza, mi fa molto piacere che lei sia qui perché è la mamma, forse la mamma e il papà anche dei Civivo, che sono un'esperienza molto locale, un'esperienza di cui andiamo orgogliosi. I Civivo sono esperienze di volontariato in buona sostanza, l'acronimo sta per civico, vicino, volontario, sono esperienze di volontariato in cui un gruppo di cittadini, più gruppi di cittadini in realtà, però diciamo ciascun gruppo di cittadini, ciascun civico ha identificato il proprio obiettivo. E quindi diciamo che i marchismi sono di più ampi, c'è chi si occupa di gestione effettiva dei beni comuni, c'è chi si occupa di supporto ai bambini da scolare, per esempio. Ciascuno di noi riversa le proprie competenze al servizio della collettività con un obiettivo che ha in qualche modo coprogettato, che sta coprogettando in questo momento. All'interno di questa bellissima esperienza, recentissimamente è nato un Civivo digitale. Abbiamo qui la sua presidente Elena Moretti, un Civivo digitale, nel senso che c'è un gruppo di cittadini rimenesi che desiderano dare il loro contributo anche nell'utilizzo, siamo nel laboratorio aperto, quindi diciamo siamo a casa dell'innovazione digitale del Comune di Rimini, e quindi c'è un gruppo di cittadini che desidera dare il suo contributo su tematiche molto ampie, perché anche qui il digitale non può essere certo arginato o confinato su un tema specifico. Tutte queste esperienze che in qualche modo riguardano la condivisione, perché diciamo, sono condivisioni sia di
strategie, sia di progetti, sia di modalità di intervento, non hanno delle linee guida, non abbiamo mai pensato a strutturare un regolamento, c'è un regolamento del civile ovviamente, ma non esiste un regolamento sull'amministrazione dei beni comuni. E quindi vi siamo grati per aver prodotto queste linee guida e soprattutto per aver deciso di venire a raccontarcele, per come dire, mettere in comune delle buone esperienze, quello che penso sempre è che c'è gran poco da inventare, quindi si tratta molto spesso di riuscire a capire che cosa viene fatto meglio di come lo facciamo noi e che cosa magari noi facciamo meglio degli altri, e quindi possiamo, non dico insegnare, che insomma sarebbe eccessivo, ma comunque condividere buone pratiche per crescere tutti a livello di società. Ho usato la parola condividere, lo sapevo che ci sarebbe stata, perché dicevo devo far vedere che riesco a non usare, invece no. Mi è venuto un condividere, ma ve l'ho detto, è uno dei vocaboli del momento. Bene, io do subito allora come siamo strutturati oggi, ci saranno 3 interventi e poi soprattutto vorremmo lasciare un po' di spazio a un po' di dibattito per condividere buone pratiche o condividere anche critiche, ci mancherebbe, suggerimenti, o che siano sempre occasioni per migliorare e per crescere insieme. Il primo intervento sarà di Sergio Duretti, direttore welfare digitale di Lepida, che è la nostra società in-house che condividiamo con tutti gli enti della regione Emilia-Romagna, la regione, i comuni, l'università, le ASL, siamo tutti all'interno di questa grande famiglia che è Lepida. E poi ci sarà un intervento della professoressa Elena Ciaffi, vicepresidente di Lactus, anche professoressa al politico, insomma, oggi direi prevalentemente vice direttrice di Lactus. E poi ci sarà un intervento di Valentina Ridolfi, più calato sulla realtà locale, perché Valentina è coordinatrice dei progetti dell'Agenzia del Piano Strategico della Città di Lini. Bene, grazie a tutti per essere qui. No, io uso, parlo qua, anche perché devo dire davvero due cose, nel senso che sei un palli completamente. Grazie. Stavo, come dire, coprendo interamente la telecamera. Allora, buon pomeriggio a tutti, appunto sono Sergio Duretti, in realtà oggi i torinesi sono molti, io sono torinese, anche se esercito in Emilia Romagna. No, volevo fare una battuta prima sul fatto che la tecnologia sta prendendo una mano. Ultimamente, da 2 settimane, sto dicendo ai colleghi che si occupano di software in Lepida che magari il nostro software non sarà perfetto, però non ammazza. Mentre purtroppo abbiamo visto che c'è il software che ammazza. Vedi quello che è successo al Boeing, ma sulla tecnologia che prende la mano, io stesso sono stato scusate, ma prende la mano la tecnologia. Sono stato vittima, ed è una tecnologia molto vicina a noi, nel senso che un sabato mattina sono uscito con l'auto e l'auto mi ha detto che c'era un malfunzionamento al sistema di anti-inquinamento, cioè quello che sostanzialmente abbatte le emissioni di diesel. Allora l'ho portata e quando l'ho portata ve l'ho spiegato, ha fatto bene a portarla, perché in realtà da quel momento scattava un countdown per cui l'automobile, una volta impostato il chilometraggio che avrebbe fatto in quella situazione dell'anomalia, esaurito il chilometraggio, sarebbe spento e non si sarebbe più riacceso. Cioè tu ti trovi in autostrada? Nel senso che questa è proprio la policy, è una Peugeot, voglio dire, quindi non è che è una policy, voglio dire, adesso non so, non so se... Non quanto questo tuo intervento stia incrementando le vendite di Peugeot. No, però, quello che dico, e anche per questo secondo me abbiamo voluto, partendo da un seminario che facemmo lo scorso anno a maggio con la presenza del Presidente Nazionale di Lapsus, quindi di Gregorio Arena, a partire da quel seminario abbiamo proprio voluto avviare questa collaborazione per noi fondamentale con Lapsus, che mettiamo a disposizione dei nostri soci, vuol dire in modo ancora molto molto selezionato, attraverso queste linee guida, perché
come dire, c'è un problema, come dire, di condivisione, anch'io uso questa parola, della tecnologia. Cioè, nel senso che qualcuno farebbe, si dilungherebbe molto dire, sull'importanza che può avere il codice a sorgente aperto, il codice open source, cioè sul fatto che l'open source garantisce molto più di sistemi chiusi la possibilità di dire che non ci siano delle backdoor o che non ci siano dei cavalli di Troia. Ma in realtà oggi, in una situazione come quella in cui viviamo, in cui la tecnologia fa parte di tutte le dimensioni della nostra vita, anche la tecnologia va vista in parte come un bene comune, sulla quale quindi in qualche modo dobbiamo esercitare delle forme di controllo, di governo e quant'altro. Oggi sappiamo che la situazione è molto diversa, anzi sappiamo che molto spesso i nostri dati, ecco perché il grande interesse su GDPR, diventano un grande fattore di successo commerciale da parte di grandi piattaforme tecnologiche non europee. E quindi siamo partiti sostanzialmente sfidando noi stessi, sfidando l'Ansos nel dire: ma proviamo a indagare il fatto che, alla luce della vostra grande esperienza, dei regolamenti che sono stati fatti sui beni comuni, dei patti di collaborazione che sono stati avviati, possiamo riuscire a definire qualcosa di più specifico che riguarda il mondo del digitale, perché è un mondo che ci riguarda tutti. Bene, questo percorso è partito, abbiamo lavorato molto bene nel corso del 2018, siamo riusciti ad arrivare alla fine del 2018 consolidando quelle che sono appunto delle linee guida. Abbiamo ritenuto che con l'inizio del 2019, in modo appunto molto selezionato, perché l'abbiamo proposto sostanzialmente in un luogo in Emilia e in un luogo in Romagna, di poter in qualche modo condividere queste linee guida e di poter anche raccogliere opinioni, valutazioni, considerazioni, suggerimenti o quant'altro, anche perché questo è un percorso, vuol dire che noi, per la parte che riguarda il digitale, quindi non certamente, vuol dire, su altri ambiti che non riguardano l'EPIDA, vogliamo continuare a proseguire nel corso del 2019. Quindi adesso io mi siedo, ascolto con enorme piacere, voglio dire, cosa ci racconterà. Posso parlare senza microfono? Sì. Il microfono è davanti. Quindi ce l'ho comunque. Sì. Bene. No, anche perché abbiamo credo qualcuno collegato. Sì, remoto. C'è. Ok, perfetto. Grazie. Vabbè, allora salutiamo anche i remoti. Anna? Forse non era una richiesta. Prego. Vado? Ok, grazie mille per l'invito. Io relaziono, abbiamo pensato con Caterina Bonora di fare un po' una relazione a due voci, se per voi va bene, perché lei in particolare si è più occupata, insomma, dell'editing dei contenuti di questo, dell'agenda digitale della regione Emilia-Romagna, del contributo in particolare sul tema dell'amministrazione condivisa dei beni comuni. Faccio una notazione un po' da architetto, così attento all'immagine coordinata delle cose. Mi fa estremamente piacere che in fondo la copertina riprenda in pieno, diciamo, tutta la grafica dei rapporti di Lapsus, ma mi fa piacere non per una questione estetica, ma per una questione di condivisione in fondo dei contenuti nelle politiche, che trovo particolarmente importante, cioè questo tema dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, che in fondo fu lanciato da Gregorio Arena nel 97, ovviamente apparve subito come una utopia. Una grande utopia, come si fa a coamministrare i beni comuni, ma ancora prima dei beni comuni, come si fa ad amministrare insieme, no?
in fondo dice sempre Gregorio, abbiamo questo paradigma bipolare in cui siamo tutti nati e cresciuti, quindi cioè, c'è chi governa e poi c'è chi è governato, e dalla Rivoluzione Francese in poi l'interesse generale, quello che sta alla base dell'articolo 118, ultimo comma, chi lo decide? Lo decide chi governa, giusto? In questa divisione delle democrazie in chi governa, chi è stato eletto, chi ha responsabilità politica e chi invece appunto è governato, con ruoli diversi, il terzo settore, i liberi cittadini che si attivano, e i soggetti privati che vogliono contribuire, però insomma prima di questa invenzione, no, del dispositivo dei patti di collaborazione, quindi alla fine stiamo parlando di una cosa molto giovane, che alla fine era 5 anni, un bebè, abbastanza un bambino, però prima di questa invenzione di questo stile governativo collaborativo, possiamo dire che l'interesse generale delle nostre democrazie è sempre stato definito in fondo da chi ha responsabilità politiche, almeno in teoria è sempre stato così. Quindi direi piuttosto recentemente giuristi, ma anche non solo esperti di diritto amministrativo, anche di altre discipline del diritto, ci hanno detto: questa qui è una vera bomba, è una bomba il fatto che in un patto di collaborazione non sia l'eletto politico e neanche il tecnico responsabile di un certo settore che definisce l'interesse generale, ma si codefinisca, tanto per usare questo co che è sempre più ricorrente, però è veramente una definizione condivisa di che cos'è interesse generale. Questa è una cosa che mi piace riprendere, vista da oltre Alpe. Cioè, venendo in qua, è anche il motivo per cui forse stavo per perdere la stazione di Rimini, stavo per restare sul treno che andava a Lecce, perché ero, come dire, stavo scrivendo, venendo in qua, il prossimo editoriale, che sarà proprio su questa amministrazione condivisa dei beni comuni vista dai francesi. Mi piace anche adesso prendermi un attimo di tempo, poi ovviamente mi bloccate quando vado troppo in là col tempo, però vista dalla Francia, questa innovazione amministrativa che ci siamo inventati in Italia e che stiamo portando avanti in Italia è ancora più interessante, secondo me. Innanzitutto loro dicono: nel 2011 voi avete fatto una battaglia sui beni comuni che dal nostro punto di vista è stata originalissima. Cioè, non siete andati a un referendum per l'acqua come servizio pubblico. Benjamin Coriat, che è uno dei teorici più noti in Francia come studioso dei beni comuni, dice: la vostra grande invenzione è stata di fare un referendum per l'acqua come bene comune e non come servizio pubblico. Lui dice: l'avessimo fatta in Francia, l'avremmo fatta sul tema del servizio pubblico. E voi avete così sdoganato in fondo nella vostra, anche nel vostro lessico, poi torniamo, no? Si fa, insomma, questo manuale e poi anche le voci in comune che abbiamo fatto uscire con l'Altus lavorano molto sul lessico. Allora, il fatto che in Italia dal 2011 proprio questo termine beni comuni si sia iniziato a usare dentro gli ambienti del diritto è stato, dal punto di vista francese, anche lì proprio una cosa dirompente. Benissimo. Allora, che cos'altro stupisce i francesi? Stupisce molto che nel... Prego. Sì, certo. Perché non sento. Non si sente? Mi dispiace. Così spero di sì. Un'altra cosa che stupisce i francesi, appunto, è non solo che noi abbiamo iniziato a parlare di beni comuni e non di servizi pubblici, ma il fatto che loro dicono: quando le città adottano il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, voi dividete in fondo in modo molto netto, può anche sembrare così un po' forzato, però dividete dentro ai municipi italiani la parte politica rispetto alla parte tecnica. E in effetti, se andate a vedere il rapporto Lapsus del 2017, dove abbiamo fatto un primissimo, no, così, una primissima analisi quantitativa, è interessante vedere che la maggior parte dei patti di collaborazione, adesso sono quasi 200 città,
che hanno adottato il regolamento per l'amministrazione condivisa e in cui i cittadini possono stipulare patti di collaborazione. Però al tempo fate conto che ce ne saranno state una quarantina di meno, ma nella nostra analisi i cittadini attivi facevano patti soprattutto con la parte tecnica delle amministrazioni. E questa, di nuovo, dalla prospettiva francese ci dicono cambia molto le cose. Perché cambia molto le cose? Perché per esempio le Maison de la Culture e de la Jeunesse in Francia, che hanno molte caratteristiche in comune con quelli che possiamo descrivere come beni comuni, no? Sono luoghi in cui tutti sono benvenuti, si fa musica, si fa cultura, si lavora molto sull'inclusione sociale. Ok, che cosa succede però? Quando cambia sindaco nella città, è successo in diverse città francesi, si chiude. La Maison de la Culture de la Jeunesse si chiude. Perché? Perché in fondo è stata messa in piedi per una certa volontà politica, ma anche partitica. Quindi, effettivamente, loro dicono, geniale il fatto che si stipulino i patti con la parte tecnica, perché i funzionari e i dirigenti restano lì. Può cambiare il sindaco, ma funzionari e dirigenti restano lì. Allora, questa chiaramente era una grande ipotesi, no? Più di una volta mi hanno detto, va bene, sì, restano lì, però tanto se poi si vuole abbattere, no? Una scure contro un certo progetto politico, la si abbatte. Più o meno. Devo dire che la città di Genova, a questo riguardo, mi ha abbastanza confortato nell'ipotesi che facevamo, perché cambiato sindaco, c'è stato anche lì un ribaltone, partitico, ma la città di Genova, in alcuni municipi in particolare, continua a proprio a stipulare patti. Quindi effettivamente la parte tecnica, secondo me, perché devo riconoscere che c'è sempre, insomma, quelle, le amministrazioni sono fatte di persone, quindi ci sono amministrazioni in cui c'è qualche appassionato di questo approccio, e si vede, perché poi il settore che fa patti è il settore di quell'appassionato. A volte, tra l'altro, non ci nascondiamo che è un appassionato estremamente solo, perché magari è l'unico in tutto il municipio che ci creda quell'approccio lì. Quindi, insomma, è abbastanza divertente la galleria e la casistica che possiamo vedere dal nostro osservatorio nazionale. Terza cosa, e qua insomma mi riconduco un po' alla introduzione, che in cui è stata puntata l'attenzione sui beni comuni digitali. Devo dire che dal 2015 io frequento parecchio la Francia e mi ha sempre colpito il fatto che lì la prima battaglia sui beni comuni sia proprio sui beni comuni che chiamano numérique. D'accordo. Cioè, io andavo con tutti i miei racconti, i patti sugli spazi pubblici, sull'inclusione sociale, sul welfare, no? Sempre molto ricca di racconti, proprio questo forse anche, come dire, fa proprio un po' parte del nostro essere italiani, cioè la cura dei beni comuni è una cura che anche a sentire, insomma, Donato Di Memmo, comune di Bologna, ha due punti forti: uno è l'inclusione sociale, cioè il fatto che degli abitanti di strada diventino protagonisti di patti di collaborazione per la custodia degli spazi pubblici, per esempio. E questo chiaramente vorrei poi dedicare due parole alla differenza con i processi partecipativi, e va bene. L'altro grande filone che possiamo trovare in Italia è l'attivarsi nel nome della bellezza, quindi inclusione sociale sì, ma soprattutto riconosciamo che tantissimi patti, no? Fatti nel nome del decoro, fatti nel nome della rigenerazione urbana, fatti nel nome di superfici vegetali più curate. Più della metà dei patti sono fatti sul verde in Italia, quindi c'è sicuramente questo tema di, no, di prendersi cura della città, ma di renderla più bella. Ecco, sui temi invece dei beni comuni numerici virtuali, devo dire pochissimi i patti, proprio pochissimi. Direi che questa iniziativa mette proprio la luce su invece un tema che all'estero, appunto, ripeto, in Francia, perché è un paese che ho frequentato molto, è invece il tema. Cioè, adesso, la vera battaglia
dei commoners francesi è fatta proprio sui dati. Se io sono una piccola comunità dei Pirenei e ho voglia di iniziare a immaginare una produzione eco di energia, il primo tema che si pongono i francesi è quello che Energie de France mi deve dire quanta energia consumiamo nella nostra piccola comunità. Me lo deve dire e normalmente non me lo dice. Ok? Loro partono da lì, cioè partono dal fatto che questi dati dovrebbero essere invece condivisi. Dovrei avere diritto come cittadino, per immaginare uno scenario alternativo, io ho bisogno di accedere ai dati, ho bisogno di lavorare sulle piattaforme di dati. E l'unica città in Europa che per il momento sta facendo una politica molto rigida su questo è la città di Barcellona. La città di Barcellona sceglie i suoi fornitori sulla base di un accordo per cui i dati devono essere poi messi a disposizione di iniziative sui beni comuni. Quindi se tu mi fornisci energia nella città di Barcellona, non so adesso dove siano concretamente con questa politica, ma è stata lanciata, se tu mi fornisci energia me la fornisci, ma insieme mi fornisci i dati, perché se un gruppo di un quartiere di Barcellona vuole autoprodurre energia deve avere diritto di poter comparare il suo scenario con lo scenario appunto in corso. E quindi, come dire, c'è secondo me una anche un po' un'emergenza di allinearci con persone attive sui beni comuni proprio nel senso del digitale. Cioè, spero che negli anni colmeremo un po', beh, tanto quanto mi auguro che all'estero lavorino su patti territoriali, no? Di città di territorio, quindi secondo me molti dei nostri patti vengono proprio visti, ma visitati anche. Abbiamo portato una delegazione di amministratori francesi appunto in visita in Piemonte e in Emilia Romagna in giro per alcuni patti che noi proprio riteniamo il massimo della civiltà, perché effettivamente la definizione dell'interesse generale viene fatta alla pari e soprattutto con voci molto diverse, e di questa cosa loro erano molto colpiti. Però direi che reciprocamente dovremmo lavorare sul numerique un pochino di più anche noi. Io lascio un attimo la parola a Caterina che vi illustra un po' meglio questo lavoro, poi magari intanto ti interrompo, ti faccio un po' da Jalapas. Sulla struttura del manuale, tra l'altro riprendo alcune cose che sono già state dette. Intanto lo stesso manuale è stato scritto e costruito in modo ibrido, cioè molte le persone che hanno contribuito alla scrittura di questo manuale avevano competenze molto disparate. Chi più esperto di social innovation, chi più esperto di giuristi, appunto, che hanno definito le varie parti del manuale, e questo forse se lo possiamo scorrere dall'indice. Siamo partiti appunto dopo l'introduzione di Gregorio Arena, in cui possiamo ritrovare i principi dei beni comuni, del significato profondo, che innanzitutto un significato relazionale, appunto è quando si creano delle relazioni di fiducia che vanno oltre in realtà la rigenerazione di uno spazio o la cura di un parco o anche un bene comune immateriale come può essere un set di dati, no? Sono le nuove relazioni di fiducia e di costruzione di qualche cosa che è utile a tutti, è bello e utile per tutti e che rimane aperto, quindi qualche cosa di estremamente complesso anche da mantenere, da tutelare, che si crea proprio questa ricchezza diffusa. E insomma anche la costruzione di questo manuale riflette questa natura ibrida, per cui ognuno con le sue competenze, con il suo punto di vista, arricchisce il contenuto. E dopo l'introduzione trovate proprio un lavoro sulle parole, dicevamo di nuovo, no? Che il lessico è importante, quindi tutto un lavoro sul
sul glossario, lavoro che tra l'altro abbiamo anche condiviso con Voci in Comune, che poi se c'è tempo magari diamo un'occhiata anche a quest'altro documento, ma con questo glossario intanto condividiamo quello che è anche un lessico, perché di nuovo una comunità, tra l'altro la Regione Emilia-Romagna sta facendo un lavoro proprio di formazione con 180 amministratori, non so se il Comune di Rimini è coinvolto in questo percorso, e questo è secondo me estremamente strategico, proprio perché parte dalla formazione per creare anche una comunità di amministratori che non sono appunto più soli così tanto, e poi anche di cittadini attivi, perché appunto molto spesso gli amministratori innovatori sono in primis cittadini attivi, così come gli imprenditori che sono sensibili a questi temi sono in primis cittadini attivi, cioè la persona veramente al centro e le relazioni nuove e ricche che si riescono a mantenere, a costruire al di là magari appunto del palazzo, da rigenerare, del parco, eccetera. E quindi appunto lavorare sulle parole, e troverete una serie di termini, proprio un glossario spiegato sui beni comuni, anche con dei rimandi a principi costituzionali. Voi sapete l'articolo 118 quarto comma afferma proprio il principio di sussidiarietà, su cui l'APSUS lavora da anni, sarebbe il laboratorio di sussidiarietà, e quindi insomma anche proprio delle competenze che vanno a supportare e rinforzare anche un percorso e una strategia che le amministrazioni, ma anche le associazioni o i gruppi di cittadini, che non per forza devono essere formalizzati in un'associazione, no? Secondo questo principio costituzionale. E questo è anche un punto molto importante, perché di nuovo non è che è obbligatorio costituirsi in enti del terzo settore per potersi prendere cura di un bene comune. Possono essere anche gruppi di cittadini singoli che però avvertono un'urgenza, avvertono il bisogno appunto di curare qualche cosa che appunto se si arricchisce, arricchisce tutti, se si impoverisce, impoverisce tutti. Posso fare un stop? Facciamo così un po' jet session. Allora, non vorrei che uscisse da questa stanza oggi senza che in fondo avessimo un po' parlato, però su questo poi ci possiamo essere anche un po' interattivi, secondo me, sulla differenza tra processo partecipativo e invece appunto compagine collaborativa, in particolare attraverso il dispositivo del patto. Non so se è questo, se vi siete mai chiesti, ma in fondo qual è la differenza tra un processo partecipativo? Una bella domanda, vero? No, volevo portare l'esperienza proprio nostra dei Civivo. Ok, nel senso che vuole venire qua, perché forse anche chi ci segue. Scusate. No, io volevo, come tutte le mamme e il papà, sono particolarmente orgogliosa, no, di questo progetto. Vuole sedersi qua? Perché penso che così la vedano. Volevo appunto dire che noi siamo partiti nel 2011 con questo progetto, e il Civivo non è un'associazione estranea, è proprio questo che state raccontando voi, nel senso che un gruppo di cittadini si è messo insieme e ci hanno chiesto di potersi prendere cura di un parco pubblico. Da lì è nata appunto tutta la nostra esperienza, e quindi attraverso una convenzione che noi abbiamo chiamato convenzione, non l'abbiamo chiamata patto, però di fatto ci siamo accordati amministrazione e cittadini per curare questo parco. Di lì è partita la nostra esperienza, che conta oggi 70 gruppi e circa 800-900 volontari attivi in tutta la città e attivi in tutti gli ambiti, perché noi abbiamo tutte le cittadinanze, anche di non cittadinanze, persone senza documento. Senza documento. Allora, i requisiti devono essere regolarmente soggiornanti, però ad esempio porto fra le diverse esperienze che noi abbiamo, perché ripeto è un'esperienza veramente straordinaria, tutti i giorni ci stupiamo insomma di quanta collaborazione c'è da parte dei cittadini, perché come diceva Caterina non è
tanto il ripristinare il bene, ma è il tessuto sociale che si ricostruisce all'interno delle città. Ad esempio, io porto sempre questo esempio di un piccolo cimitero che avevamo in campagna, abbandonato a se stesso, e i cittadini se ne sono presi cura, lo hanno sistemato, piantano le primule, piantano l'albero, annaffiano, eccetera, è diventato il cimitero più bello di Rimini, piccolino, custodito. Quando qualcuno va e butta la cartaccia per terra, i volontari dicono: ah no, ma te sporchi, poi io devo andare a pulire, per cui si crea veramente un buon esempio per tutti. E quindi siamo particolarmente, ecco, questo secondo me è condivisione, il fatto di farsi tutti quanti carico di un bene che è della città e che rimane dopo di noi, ok? Perché ad esempio in questo piccolo cimitero un volontario la prima ora purtroppo è venuto a mancare, gli è stata piantata una pianta al suo ricordo e quel cimitero, cioè diciamo quello che lui ha fatto per quel piccolo cimitero, per quella piccola comunità, sopravvive a questa persona. E quindi, ripeto, sono esperienze veramente di condivisione, ecco, non c'è un altro modo di dirlo. E il tema è che spesso ciò che è di tutti non è di nessuno. Esatto. E quindi c'è questo tentativo di rovesciare la prospettiva, cioè che ciò che è di tutti è davvero di tutti e non più di nessuno. Esatto. Posso? Mi perdonerete se faccio un pochino, diciamo, l'accademica della situazione, ok? Ma lo faccio perché secondo me comunque poi l'evoluzione umana ogni tanto anche bisogna così di lavorare sui concetti per capirli ancora meglio. Allora, in realtà sì, cioè sono molto d'accordo che ci siano tante cose in comune tra un processo partecipativo, per esempio quello del cimitero, no? Oppure quello del parco, che funziona attraverso concessioni normalmente, dal punto di vista del diritto amministrativo. Cioè, non sono concessioni? No, non sono concessioni. Sono patti? Sono dei patti di collaborazione. Loro si occupano del cimitero, insieme a noi. Sono patti già di collaborazione? Patti di collaborazione. Le abbiamo chiamate convenzioni perché quando sono nate non abbiamo il termine. Sono patti di collaborazione, tant'è che cosa fare si decide insieme. Si decide insieme, allora ok, siamo già nella, diciamo, da una certa, nella prospettiva collaborativa. Sì. Però vi chiedo, ma avete capito a fondo qual è la differenza con un processo partecipativo invece? Perché magari ognuno di voi ha in mente un bel processo partecipativo, no? Ed è anche legittima la domanda di chiedersi qual è la grande novità. Qualcuno di voi ha in mente un bel processo partecipativo? Io dicevo, li ho studiati per 15 anni, ogni tanto ho visto dei gran bei processi partecipativi. Piano strategico. Progetti partecipativi, piano strategico è stato un grande progetto partecipativo. Okay. Partecipativo, non di condivisione, nel senso che è stato uno strumento di costruzione di una visione condivisa, poiché la visione poi è stata attuata soprattutto dal punto di vista urbanistico, come poi era logico, ma non solo, anche dal punto di vista del welfare, perché il piano strategico è multidisciplinare, multisettoriale, è stata attuata in prevalenza dall'amministrazione comunale, quindi in qualche modo, come dicono loro, è tornata dentro al palazzo dopo la consultazione, no? Esatto. E credo che la differenza che fa riferimento sia esattamente questo. Cioè c'era una grandissima partecipativa e attivista che si chiamava Sherry Armstein, che lavorava a New York esattamente 50 anni fa, cioè mezzo secolo fa. E ha elaborato una scala della partecipazione che è molto nota, no? Questa scala parte dai livelli più bassi, in cui si dice che non ti stanno facendo partecipare, ti stanno manipolando, non ti stanno facendo partecipare, ti stanno solamente consultando, cioè ti stanno un po' chiedendo cosa ne pensi, ma poi il timone resta appunto nelle mani, dicevamo, dell'eletto politico, ma che noi deleghiamo, giusto? Deleghiamo perché sia lui a definire l'interesse generale, almeno appunto nella democrazia rappresentativa. E insomma, per farvela breve, salendo verso i gradini più alti della scala di Armstein,
si arriva a quello che lei, ovviamente, siamo negli anni, fino agli anni 60 a New York, quindi power to the people, giusto? Il potere al popolo. Ma con potere al popolo, che esempio faceva lei? Faceva l'esempio della comunità nera nel Bronx, che finalmente, no, a cui finalmente veniva dato un portafoglio, se volete, un bilancio partecipativo dell'Interim, e allora finalmente poteva decidere quale luogo del Bronx riqualificare. Bene, 50 anni dopo, ok, mezzo secolo dopo, qual è lo scenario, no? Il top della scala di Einstein, cioè siamo ancora lì? No, me la sono chiesta proprio come studiosa e mi sono risposta che in realtà 50 anni dopo il top, secondo me, non è che il sindaco della città di New York gentilmente dà un portafoglio alla comunità nera che decide quale spazio rimettere a posto nel Bronx, ma c'è un processo, allora, come quello che veniva descritto, no? La differenza, no? Tra processo partecipativo e collaborativo, forse al di là anche di chiamarsi patto, è l'attitudine, no? Alla pari io mi metto con la comunità nera, io sindaco di New York mi metto con la comunità del Bronx e si gestisce insieme a questo spazio pubblico, no? Cioè effettivamente si entra in un regime di cogestione. Mi sembra questo, diciamo, il passo, no? In mezzo secolo di esercizio sulla democrazia, che è la democrazia appunto, sono tutte le democrazie che, se volete, stampellano la democrazia, no? Quella basata sul voto, no? Rappresentativa. Allora, c'è la democrazia partecipativa, quindi benissimo che ci siano dei processi partecipativi. C'è la democrazia deliberativa, Luigi Bobbio, tutti i sistemi della decisione, e quindi come si decide. Benissimo. E questa di cui stiamo parlando, di nuovo in Francia, ho imparato a chiamarla democrazia contributiva. Cioè è la democrazia che fa tesoro dei contributi che le diverse componenti mettono. Non è questione di decidere, se volete, non è questione di deliberare, non è questione di partecipare, ma intanto il timone lo tiene appunto l'unico detentore della definizione di interesse generale. Forse stiamo parlando di una forma di democrazia in cui effettivamente, no, che accoglie i contributi sulla base delle competenze che dicevi tu nell'introduzione, no? Quindi, se volete, io ho visto anche nei processi partecipativi molto senso del dovere. Una studiosa che si chiama Mannarini li chiama poi cittadini obbedienti, quelli che anche se mercoledì sera, anche se c'è la Champions League e tutto, però sono lì e partecipano all'assemblea di bilancio partecipativo. Invece in tutta questa nuova fase della democrazia contributiva ci vedo molto senso del piacere, molto senso dell'espressione delle proprie capacità. Cioè sono capace a riusare gli abiti appunto dismessi, va bene, allora metto su un laboratorio, lavoriamo su quello, aggrego persone capaci, no? Capaci o che diventano capaci, il famoso empowerment dei processi partecipativi, e allora questa è veramente l'autonoma iniziativa, cioè articolo 118. Secondo me il grande distinguo, di nuovo, poi c'è caso e caso, però il grande distinguo è quando lavoro sull'autonoma iniziativa dei cittadini, che non è invece farli partecipare a un processo che ho più o meno disegnato io. Prego. Poi non è cose così magari facciamo una dialettica che viene anche meglio. Prego. Forse deve parlare qua. Ma dico solo una cosa molto veloce, cioè nel caso del piano strategico di Rimini, come nel caso di altre situazioni che abbiamo sperimentato anche in valle, i cittadini non è che sono stati chiamati semplicemente di fronte a una decisione già presa, cioè le trasformazioni che Rimini sta vivendo adesso e che sono sotto gli occhi di tutti dal punto di vista urbanistico sono state pensate anche in controtendenza con quello che a quell'epoca la politica aveva individuato come indirizzo di sviluppo urbano. Questo ci tengo a dirlo perché poi all'interno dei processi partecipativi esiste la partecipazione fatta per consenso, che è questa in cui ho già deciso, chiamo un gruppo di persone più o meno grande perché fondamentalmente voglio avere un supporto, come dire, una massa critica che mi faccia andare avanti. Ma non è stato il caso di Rimini, ecco, questo non ci tengo a dirlo. No, nel senso che è proprio... Infatti devo dire che la regione toscana
una regione che è grandissima cultura partecipativa, in realtà sta mettendo molto bene insieme le due cose, l'approccio. E per esempio ci sono molti comuni che lavorano bilancio partecipativo e parti di collaborazione lavorano proprio insieme, quindi fatto questo distinguo che però è bene farlo, cioè nelle teste delle persone è bene che in fondo ci sia un pochetto, no? Una differenza tra che cos'è il processo partecipativo anche molto ben fatto e cos'è il processo collaborativo, che peraltro ha tutti i suoi rischi, perché poi no, potremmo chiederci ma veramente siamo in grado tutti quanti, cittadini singoli, associazioni che magari hanno anche un po' di egoismi loro, no? A definire l'interesse generale, quindi poi lì sinceramente si va su un terreno abbastanza inesplorato e per certi versi, come dire, con dei suoi rischi. Credo che la risposta sia nella dimensione dell'interesse generale, no? Nel senso che se per interesse generale intendi quello con la I maiuscola, probabilmente no, soccombiamo tutti prima. Se l'interesse generale invece è ben circoscritto, che poi alla fine c'è sempre il caso dei fatti cioè, l'interesse allora è pienamente raggiungibile, perché? Perché è piccolo, no? Cioè, quindi diciamo il gruppo di persone si identifica con un obiettivo che identificano loro, mi spiace un po' la dice di parole, però identifica l'obiettivo e identifica se stesso nell'obiettivo. Sì, ci tengo anche a precisare riguardo a questo discorso del patto che i Civivo nascono tutti da proposte del cittadino all'amministrazione, cioè quindi questi 80 gruppi si sono formati perché i cittadini hanno chiesto all'amministrazione: mi posso occupare di quella scuola piuttosto che di quel parco, piuttosto che... E sono... autonoma iniziativa. Esatto, autonoma iniziativa. E noi abbiamo valutato se queste iniziative erano di interesse generale, ancorché circoscritto, e quando si potevano appunto, si poteva dire di sì, è chiaro che un interesse su un bene privato è difficile da accogliere, però questi 80 gruppi e questi 800 volontari si occupano tutti di beni a favore della collettività, cioè di beni in generale, di beni e servizi che sarebbero dell'ente a favore della collettività, e sono tutte esperienze nate dal cittadino verso l'amministrazione. Quindi, io ripeto, sono molto orgogliosa di questo progetto perché è veramente, secondo me, innovativo. Siamo partiti noi addirittura nel 2011, quindi quando queste esperienze erano... Il nostro primo gruppo si è formato a dicembre 2011, se ne sono formati altri 7 nel 2012 e via via è andato crescendo fino ad arrivare appunto ad oggi. E abbiamo esperienze in tutti gli ambiti, perché ad esempio anche il Civivo Digitale è nato da parte dei cittadini che hanno detto: vi diamo una mano a gestire i vostri strumenti digitali, non so, il sito internet piuttosto che i totem digitali in giro per la città. E quindi cioè, sono esperienze, ripeto, per me, io sono fatto la mamma, come diceva, io sono veramente tanto orgogliosa di questo progetto perché... Sì, direi che in questo caso sarebbe molto interessante capire quali poi hanno trovato forma di patto e perché, e quali invece sono rimasti, come dire, concessioni, convenzioni e perché, nel senso che... Allora, sono tutti... È molto interessante questo, no? Allora, ripeto, noi non è che abbiamo, noi la chiamiamo convenzione per avere un atto amministrativo che lega l'attività del gruppo con l'amministrazione comunale. Questi 80 gruppi sono tutti in convenzione, quindi hanno tutti un rapporto con l'amministrazione. In questo atto noi definiamo a grandi linee cosa possono e non possono fare, perché ovviamente ci sono dei limiti a quello che un volontario può fare, e in base al tipo di gruppo, però questi 80 gruppi sono tutti, hanno tutti un rapporto in questo momento con l'amministrazione. Poi è chiaro che in questi anni qualche gruppo si è, tra virgolette, si è chiuso perché magari i volontari non hanno smesso di occuparsene, eccetera, ma sono minimali rispetto alla più classico, no? Un gruppo di genitori riuniti intorno all'interesse di cura di una scuola, i bambini fuoriescono da quel percorso scolastico perché comunque raggiungono i 5 anni o gli 8 anni di percorso scolastico, quel gruppo di genitori magari a quel punto ha altri stimoli, non so come dire, no? Okay, ma nella introduzione si faceva riferimento al concetto di sostenibilità, no?
Per noi effettivamente non è una questione solo di terminologia, cioè la sostenibilità istituzionale noi la immaginiamo attraverso i fatti, perché dal punto di vista del diritto amministrativo, io non ho dato neanche un esame di giurisprudenza, però frequento questi giuristi di strada da 5 anni, mi hanno fatto abbastanza una testa così, cioè c'è una differenza grande fra il patto di collaborazione e le altre forme. Perché nel diritto amministrativo, appunto, il patto non si può sciogliere da un giorno all'altro, no? Proprio per questa questione che non è interesse generale definito solo dall'autorità pubblica. L'autorità pubblica, in quando fa per esempio accordi o concessioni, è abbastanza libera di dire ai cittadini: guarda, te l'ho concesso, vuol dire io sono un gradino, sono qua, ma tu sei qua, ok? Invece nel patto c'è questa ambizione proprio di essere a parità, alla pari, ok? E effettivamente cambia le cose, eh? Quindi poi va molto bene che la gente, come dire, si ritrovi magari in un'attitudine paritaria, magari voi quando avete fatto, no, queste convenzioni vi ritrovavate molto alla pari, no? Il funzionario dava il numero di cellulare, si beveva la birra con i cittadini attivi e quindi, come dire, il mood era collaborativo. Dopodiché esiste un diritto, no? E devo dire che la comunità scientifica mia, cioè degli architetti, dei sociologi, degli urban planner partecipativi, eccetera, in realtà è sempre stata abbastanza così diffidente, no? Cioè quando la legge sulla partecipazione della Toscana era così stata presentata, moltissimi dei miei colleghi si facevano convegni interi dicendo: ma adesso ammazzano lo spontaneismo partecipativo. Ma devo dire che poi, cioè, avendo letto il regolamento del 2014, lo si diceva prima, invece io dicevo: ma no, sbagliavamo, perché in effetti io devo avere il diritto di stipulare un patto con il mio amministratore, con la parte tecnica. Cioè, se tu mi dici che la legge in fondo, no, è una cosa che alla fin fine non ti convince, no, toglie proprio quell'energia così spontanea, beh, però stai anche negando il fatto che poi qualsiasi cittadino ha diritto di prendersi cura di un pezzo di città, di territorio. Quindi, scusate, abbiamo fatto proprio uno stop, però così siamo un po' più interattivi e ripartiamo dalle politiche partecipative. Aggiungo, è un principio anche di, appunto, di corresponsabilità, quindi molto spesso nelle convenzioni, almeno per come le conosco io, cioè che cosa farà l'associazione, il gruppo di cittadini, ma non è un contratto in cui anche magari l'amministrazione dice: io mi occupo di questo e questo e gli altri soggetti si occuperanno di questo e questo, totalmente alla pari. Cioè, più o meno sì, nel senso che nelle nostre convenzioni, appunto, noi definiamo quelli che sono i nostri impegni, che sono quelli di fornire il materiale, abbiamo l'assicurazione per i volontari, e ovviamente diamo delle direttive o comunque un'organizzazione, perché non possiamo lasciare completamente liberi i volontari, perché poi comunque potrebbero fare delle cose che magari poi non gli competono o che li possono essere confuse con il lavoro dipendente. Quindi bisogna, ecco, la parte più difficoltosa secondo me è questa, il confine tra un'attività di volontariato e un'attività che potrebbe essere professionale, perché uno delle osservazioni che si hanno fatto più spesso in questi anni è: ma però voi in questo modo portate via il lavoro, no? Quindi su questa parte qui stiamo molto attenti. Superati, diciamo, questi confini, che sono confini comunque legati all'attività pubblica, siamo su un rapporto di parità o quasi, nel senso che loro ci propongono, noi valutiamo se può essere fatto oppure no, con quale grado di rischio oppure no, e poi si va, l'amministrazione ha degli obblighi, il cittadino ha degli obblighi che sono però obblighi tra virgolette proprio minimali, rispettare le direttive o comunque le istruzioni, poi neanche direttive, le istruzioni che gli vengono date, non ha vincoli di orario, non ha vincoli ovviamente di risultato, di obiettivo, perché entro certi limiti, insomma, perché sono volontari, però sì, c'è un rapporto abbastanza paritario, adesso non posso dire totalmente paritario,
è appunto in questo quasi che può fare un po' la differenza, nel senso che l'attenzione è molto concentrata su quello che devono fare i cittadini. Invece il processo, l'innovazione di processo proprio dei patti che nascono comunque da una sottoscrizione di un regolamento che l'amministrazione fa a monte, su cui era concentrato anche l'ultimo bando della Regione Emilia Romagna. E sul quale, scusa se ti interrompo, il Comune di Rimini ha presentato il progetto proprio per arrivare a questo. E in teoria se il Comune di Rimini non ha approvato il regolamento non si possono stipulare patti. No, ma infatti questi non si chiamano patti, si chiamano convenzioni al momento, però nel progetto che si è presentato, il Comune ha presentato in Regione, l'idea è proprio quella di arrivare al regolamento e quindi a sperimentare un set di modelli di patti proprio per poi non tutti devono diventare patti, sono convinta che poi. Faccio un esempio banale, no? Una volta c'è stato un gruppo di un civico che ha chiesto di poter impiantare una scuola. Comunque avere una struttura. Allora, forse uno dei temi che in quel caso si poneva è lecito consentire a una persona di salire con una scala. Oltre i 3,5 metri. Infatti. Allora, i vincoli che il comune pone in questo tipo di patti non sono quella non la puoi biancare perché tu la pensi rossa e io la vorrei gialla. No, è il tema ti consento di fare fin tanto che so che tu lavori in sicurezza. No, quindi diciamo fino a 3 metri puoi arrivare, a 3 metri e 10 no, perché non ci sarà più la condizione di sicurezza. Non so se mi sento legata alla sicurezza. Molto spesso voglio dire, le persone comunque arrivate da un'ottima buona volontà, un'ampissima buona volontà, non si rendono conto che ci sono delle tutele da rispettare molto. Sì, un altro esempio che io faccio sempre è ad esempio nella scuola, no? Cioè se c'è da cambiare una lampadina, è un esempio banale, cioè è una cosa stupida, però io dico. La lampadina magari la fa lo stesso, no? Però se c'è da mettere le mani a fondo presa, perché magari è assolutamente no, perché lì ci vanno le certificazioni di sicurezza e quant'altro. Chiaro che se vogliono imbiancare o fare abbellire la mensa dei figli, quello è chiaro che lo possono fare. Vabbè, ad esempio, se volessimo fare il crowdfunding, se il cibo digitale qualsiasi altro cibo volesse fare su una sua piattaforma, ci partecipano pure il cibo digitale, questo è in realtà un oggetto che siamo possibili cibo digitale, visto che appunto sì, qual è la no, il cibo digitale adesso qui c'è Elena che è la, se vuoi venire con magari ho visto che tra l'altro appunto che ha parlato con l'ingegnere. Sì, certo. Grazie. Io sono Elena e sono a Rimini, un'insegnante di scuola primaria e mi occupo da quando è nato il piano nazionale scuola digitale di attività di formazione anche per i docenti sul digitale, perché il problema più grosso che c'è attualmente è il fatto che le persone che hanno a che fare con i ragazzi che sono per definizione nativi digitali non hanno la capacità di trasmettere a questi ragazzi la piena consapevolezza e un utilizzo consapevole delle strumentazioni che hanno in mano. Quindi è un pochettino questa l'attività che io sto portando avanti a livello scolastico. Poi a livello comunale è arrivata questa novità ed è stata molto interessante perché comunque ognuno di noi, componente del gruppo del Civivo Digitale, ha delle competenze specifiche che possono andare a supportare quello che già l'amministrazione sta facendo. Perché comunque la piattaforma, i totem, sono già attrezzature dotate, cioè in dotazione dall'amministrazione, quindi non è che si va ad aumentare o a rinnovare o a modificare, ma si va a supportare anche dal punto di vista del cittadino, perché magari in questa maniera qui quello che è uno strumento diventa ancora più fruibile, è ancora più efficace perché è stato un attimino accettato e organizzato dal cittadino direttamente. Con le competenze che abbiamo, perché abbiamo all'interno del gruppo competenze solide in varie tematiche che possono essere costruzione di siti web, anche progettazione HTML per poter andare a lavorare direttamente sui totem, cioè sono competenze specifiche, profonde, insomma, quindi un pochettino è questo. Il CDIVO è attivo nel Codardojo, che è un'altra. Quindi è un ruolo anche quello importante. Sì, perché comunque le fasce d'età su cui si può andare a agire sono tutte,
che i bambini sono nativi, gli adulti sono immigrati, andiamo da giro su tutti perché il digitale è il pane di tutti i giorni. Siamo, non dobbiamo essere succubi dal digitale, dobbiamo saperlo gestire, no? Siamo noi che lo gestiamo, non sono loro che, non è lui che ci blocca. Deve essere l'auto che si blocca. Esatto. Un altro tema, scusa, è l'accessibilità dei siti web. Anche. Perché nel momento in cui viene progettato qualcosa, noi non sappiamo che tipo di... cioè, avere altri occhi che guardano il lavoro che viene fatto aiuta, no? A porsi il tema della fruibilità da parte di tutti, anche delle persone con disabilità, per esempio. Certo. Quindi l'oggetto del patto è sostanzialmente un oggetto, come dire, che sta sostanzialmente tra l'alfabetizzazione, la divulgazione, l'oggetto del patto è un supporto, sostanzialmente è un supporto alle attività che il comune sviluppa, che sono molteplici, perché il comune comunque comunica tramite i social, fa attività di alfabetizzazione, anche tramite pane internet, che è il nostro progetto. Sì, anche il progetto d'oggi è alfabetizzazione per i bambini, tra 7 e 17 anni. I coding, cioè voglio dire, le attività che vengono portate avanti sono tante. La gestione dei totem, o meglio, per esempio c'è stato un supporto all'interno delle iscrizioni per la scuola primaria. Però non c'è stato, non si è posta ancora quella modalità che ci ricordava Daniela Ciaffi, per cui il civico che chiede a qualcuno dammi i dati perché grazie al fatto che tu mi dai i dati, io posso a questo punto immaginare. Questa è una grande istruzione. Questo ancora non è successo. No, bene. Ma se capisco bene. Io non conosco un'esperienza in Italia. Ma proprio è presente come tema di discussione, questa cosa dei dati è assolutamente presente. Anche nell'incontro che abbiamo fatto sul GDPR, per esempio, quando Vannini diceva che il GDPR è un atto di indipendenza dell'Europa nei confronti dei grandi monopolisti di informazione, stiamo esattamente in questo tema, è che bisogna declinare questa strategia, che è una strategia enorme, in attività come quella che tu adesso hai detto della piccola cittadina. Però è esattamente, ci sta, è esattamente sì, nella nostra situazione. Siamo nel momento, dimmi che dati vuoi, cioè nel senso che noi in questo momento è il team open data che sta cercando di dire alla città, dimmi quali dati vuoi. Okay. Scusate, dobbiamo fare un passaggio importante, ci tengo a farlo. Allora, dicevo prima del diritto, dei cittadini di potersi prendere cura dei beni comuni, e questo sicuramente è un diritto. C'è anche poi un diritto dei commoners. Che cosa intendo? Cioè, qui ho capito che questo Civivo, la sua forma digitale, è una grande piattaforma, è bella piattaforma e anche quantitativamente ricca, che però mette insieme molto volontariato, se capisco bene. Sì, bene. È volontariato. E devo essere sincera che i patti di collaborazione sono nati proprio per canalizzare meglio le energie di cittadini volontari. Cioè, non ha così Mengo ha firmato l'Arsus dicendo guarda, un sacco di bolognesi vogliono prendersi cura del sottoporto, di questi, di quell'altro, e io tutte le volte gli devo dire ma no, o facciamo una concessione o no grazie, quindi il regolamento è nato per questa esigenza vera. Ed è nato su questo. Dopo i primi 2 anni che andavamo in giro per tutta l'Italia a raccontare questa cosa, e soprattutto al sud, io sono stata 7 anni alla facoltà di scienze politiche a Palermo, ovviamente a un certo punto di incontri come questo si alzava una mano e si diceva scusate ma noi qui abbiamo un'emergenza occupazionale, cioè va benissimo fare il patto per prenderci cura di un parco a Ragusa, però noi qui abbiamo una emorragia, cioè la gente dei giovani si stanno tutti andando, cioè non possiamo usare questa bellissima idea paritaria eccetera, ma anche per creare occupazione. Allora faccio un salto, cioè a Natale magari anche alcuni di voi o vostri amici hanno comprato Alexa. Yes. Sì? Ok. Questo robottino a cui tu chiedi Alexa, cosa sono i beni comuni? E Alexa ti risponde con la definizione di Wikipedia. Ha risposto Alexa.
nascosto Alexa? Ci sta seguendo Alexa? Ci stanno seguendo proprio. Speriamo di no. Ci mitragliano tutti. Speriamo di no. Vabbè. Allora, quindi, qua. Wikipedia. Esempio portato da tutti i commoners, ovviamente. La piattaforma globale in cui tutti noi, se sappiamo qualcosa, contribuiamo. Quindi, democrazia contributiva. Conoscenza, conoscenza condivisa, condividiamo tutto il nostro sapere, eh? Io ho fatto una tesi di dottorato su questo, scrivo la voce di Wikipedia e poi Alexa, robottino che sta sul libero mercato, si avvale di tutta la conoscenza che io ho messo a disposizione. Allora, qui c'è una vera contraddizione, eh? Cioè non è una contraddizione, diciamo che è un nodo da risolvere. Mi rifaccio un po' all'introduzione di Sergio e anche a molto, insomma, molte cose che sono state dette oggi, perché molto spesso anche, no, ci vivo, se capisco bene, è tutto in regime di copyleft, giusto? Se vogliamo, copyleft, i diritti liberi, no? Cioè, nessuno di ci vivo accampa diritti sul fatto che, no? Siamo molto distanti dal libero mercato con la R di marchio registrato, giusto? Ci vivo registrato? Ah, vedi, allora qualche domanda ve la siete fatta, brava, non vi volete far mangiare dal libero mercato. No, ma qual è la, insomma, bisogna mettere un po' a posto e siamo tutti chiamati con le nostre intelligenze a ragionarci sopra. Ma di nuovo, appunto, i francesi fanno questa distinzione, cioè regime di copyright e regime di copyleft, va bene? Quindi Wikipedia non è proprio così, perché poi si dice qual è il diritto di Wikipedia, però in fondo conoscenza condivisa, ok? Copyleft, e invece il robottino copyright. Esatto. Esatto. E loro dicono ragioniamo sul copyright, con due O, che sono i diritti dei commoners. Allora, questo qua come urbanista devo dire che ci sono tantissimi esempi, no? C'è un edificio di cui nessuno si prende cura, uno spazio di cui nessuno si prende cura, il gruppo di cittadini attivi magari alla Civivo arriva, prende, dipinge, mette a posto, autocostruisce, ci organizza il festival di non so cosa. Quella roba lì dal punto di vista del mercato immobiliare, e non accampando nessun diritto, giusto? Cioè faccio tutto questo in uno slancio famoso, che piace partecipativi, no? È così. In uno slancio di volontaristico, eccetera, eccetera, faccio tutto ciò, dopodiché ci sono tantissimi casi, nella famosa gentrification, termine coniato apposta, arriva il libero mercato e rivende quell'edificio che era andato in rovina, non valeva più niente, giusto? Sì. Tutto il lavoro di quegli attivisti è servito a far sì che dal punto di vista del mercato immobiliare quell'edificio valga invece di più. Allora, siamo un po' a questo punto qua nella storia, in cui è vero che c'è, magari ci sono molti slanci volontaristici di passione, ci metto tempo, ci metto competenza, ci metto passione, energia, eccetera, anche dal punto di vista digitale, no? Dicevi tu. Magari c'è proprio chi si mette lì, un po' hacker, un po' informatico, nel tempo libero aiuto la società civile, eccetera. Faccio un sacco di lavoro, ma ci voglio ragionare in termini, forse non di copyright, perché non avrei quello spirito lì, di fare tutto quel lavoro lì, ma in termini di copyright, vogliamo ragionarci? Cioè, è un lavoro che fa sì che i commoners comunque, no, guadagnino dei diritti rispetto in fondo a chi non sta facendo nulla per quel tema lì digitale, piuttosto che proprio, no, anche di impianto elettrico, non lo so, insomma. E quindi c'è questo tema qua, che secondo me è molto interessante. Cioè va benissimo, e poi penso anche tra l'altro che il mondo del volontariato e il mondo anche del professionale non siano così due mondi separati, no? Ci siano abbastanza basi comunicanti, cioè che chi ha fatto poi il volontario per Expo Milano mette nel curriculum che l'ha fatto, e questo forse gli dà una chance in più di piacere al suo futuro datore di lavoro, no? Perché molte storie del genere poi vengono raccontate, quindi forse non è vero che l'attività di volontariato e l'occupazione siano proprio due mondi che mai si parlano, che debbano essere per forza in conflitto, eccetera. Però tenete conto che siamo lì,
cioè che come storia, no, fa problema il fatto di Wikipedia e di Alexa, perché molti che hanno contribuito a Wikipedia non vedono riconosciuti i loro diritti nella vendita di Alexa sul libero mercato, eh? Certo. Quindi questo è un temone, però è un bellissimo tema. Assolutamente, eh? Sì. Tra l'altro, appunto, come si monitorano e come, cioè, c'è anche il grande tema del monitoraggio e della valutazione di impatto su questi processi, proprio per sia riconoscere i diritti dei commoners, ma anche per capire se si sta andando nella direzione giusta oppure no, perché magari a un certo punto certi processi possono avere delle involuzioni oppure delle evoluzioni impreviste. E quindi c'è tanto lavoro, questo è un enorme lavoro da fare ancora, del monitoraggio, della valutazione di impatto, ma stiamo veramente parlando sempre di beni comuni? Per esempio, chi e quanto sta dando il proprio valore e su che cosa, no? Stiamo procedendo bene oppure no? E quindi qua c'è un grandissimo tema su cui l'ANSUS sta lavorando, proprio del monitoraggio e della valutazione di impatto, che c'è veramente tantissimo lavoro da fare ancora, perché si è ancora, anche come strumenti, anche digitali, ancora abbastanza in una fase prototipale. E mi viene da dire che ci vivo, ritornando al vostro manuale sul cuore digitale dei fatti di collaborazione, noi poi siamo andati avanti suddividendo, proprio riportando dei case studies sui quattro assi dell'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, e quindi infrastrutture, il primo asse, e civismo digitale un po' a metà tra il secondo e il terzo asse, direi, cioè dati e servizi online e competenze. Quindi se poi questo processo andrà avanti, dovremmo aggiungere il vostro caso a questo manuale. E quindi siamo proprio andati avanti in questo modo, anche per dare l'opportunità di confrontarsi rispetto a dei processi e dei progetti che sono andati avanti in tanti territori, in Italia ma non solo, anche a livello internazionale, proprio ragionando sui quattro assi, e il quarto asse è forse quello che poi è un po' trasversale a tutto quanto, che è community, quindi comunità. E proprio ritornando poi a quello che dicevamo inizialmente, al valore della relazione, cioè quando è bene comune, quando davvero crea nuove relazioni virtuose e che rimangono. E quindi proprio il principio di comunità è fondante, ma una comunità che deve rimanere aperta, se no non si tratta più di bene comune, ma di bene privato, forse, no? Di una parte. E questo è molto complicato, perché una comunità che comunque si riconosce in un obiettivo comune, che realizza degli obiettivi, mantenere e tutelare questo principio di apertura costante, che in qualsiasi momento un nuovo soggetto, nuovi cittadini, nuovi soggetti possono entrare in questo processo, è molto complicato, no? Perché uno viene a dire, ma tutto il lavoro che fate, poi arriva questo. E questo però è estremamente interessante, perché dà proprio l'idea del senso di reale valore, per cui qualche cosa non è pubblica, è comune. E quindi però è appunto qualche cosa che, a proposito di monitoraggio dell'andamento di un processo, sarebbe qualche cosa da tenere d'occhio in modo costante. E quindi sì, abbiamo riportato esempi vari, anche internazionali, come anche spagnoli, per esempio, come i Macchina Madrid o SNOS un Solar, un progetto che hanno fatto a Saragozza. C'erano una serie di lotti abbandonati e si sono inventati questo di rigenerare questi lotti. E quindi associazioni hanno dirottato lì, non c'erano dei finanziamenti ad hoc, anche perché molto spesso i finanziamenti poi instaurano dinamiche competitive e non collaborative, quindi è ulteriormente complesso, ma appunto associazioni e soggetti e cittadini hanno dirottato lì i finanziamenti per
che avevano nella loro vita associativa per realizzare festival di musica, di danza. Quindi questi posti sono diventati dei giardini curati in modo collaborativo e con dei processi di corresponsabilizzazione da parte degli abitanti, delle associazioni e dell'amministrazione pubblica in modo paritario, e quindi sono diventati dei luoghi belli laddove c'era spaccio, abbandono, rifiuti, insomma. E questo è un esempio tra i tanti, però veramente il quarto asse dell'agenda digitale comunità è veramente quello più trasversale a tutti gli altri. E poi abbiamo analizzato appunto anche potenziali sviluppi proprio sul cuore digitale di questi processi, come molto, molto importante appunto questo concetto di community, anche perché svincola rispetto al concetto di territorialità, che a volte può anche chiudere rispetto al confronto con realtà di nuovo chiuse su se stesse, perché comunque vivono il territorio in modo proattivo, però senza un confronto verso l'esterno. E quindi riportiamo esempi di comunità, tra l'altro anche internazionale. Ultimamente c'è stato proprio il Local Camp, tra l'altro quale avevamo messo, della rete CivicWise, che è una rete di civic designer che è nata a Valencia e si è diffusa in tutto il mondo. E loro ogni anno si trovano per un local camp che c'è appena stato a Modena, appunto ragionando sui processi partecipativi, e per loro la piattaforma digitale, essendo sparsa in tutto il mondo, è fondamentale per formarsi, per confrontarsi, ma anche per coprogettare. Quindi hanno appena vinto anche diversi finanziamenti che aggregano anche più regioni italiane, per esempio, in particolare la Liguria e il Piemonte. E appunto anche la cura del bene comune è sempre di più, a proposito di tecnologie di digitale, la partecipazione di gruppi che hanno nella loro filosofia stessa fondante un principio di open source, di collaborazione, di apertura, come può essere la cultura dei Fab Lab. La Regione Emilia-Romagna ha visto la prima rete regionale dei Fab Lab in Italia, che è la rete Maker. Appunto quindi il coinvolgimento di makers, oltre ai policy makers o i city makers, proprio anche per costruire anche proprio oggetti fisici che possono e tecnologici, che possono andare nella direzione del bene comune e della città, degli spazi urbani, ma anche rurali, insomma. Quindi abbiamo riportato diversi esempi in questo senso. E diciamo che, come riportavamo anche nel manuale, di solito il processo deriva dall'adozione di un regolamento, in primis, da parte di un'amministrazione pubblica che vuole lanciarsi in un processo di innovazione amministrativa, recependo anche come dire, cittadini come voi che fanno massa critica e dicono no, facciamo, cioè avviamoci su questo percorso. E poi si stipulano dei patti di collaborazione a cui l'amministrazione non può rifiutarsi di rispondere perché è firmato il regolamento, e che mette appunto al riparo anche da cambi politici possibili. E si rifiuta, l'amministrazione, cioè proprio in una evoluzione, come dire, più funzionale, insomma, nella nostra esperienza almeno, poi costruisce a proposito di ibrido, un tavolo intersettoriale, perché appunto sono i più svariati i settori dell'amministrazione che vengono coinvolti dai patti di collaborazione, e di uno sportello per i comuni, perché deve esserci un orecchio sempre disponibile e di dialogo sempre costante. E magari queste cose esistono già qua a Rimini in modo informale. Siamo un po' collaboratrici, però sì, abbiamo l'ufficio Civivo che interagisce con tutti gli altri
servizi dell'ente, perché i volontari si rivolgono a noi per i loro bisogni e noi ci attiviamo a seconda degli uffici. Non so se hanno bisogno di organizzare la festa con lo sportello eventi, e se hanno bisogno di manutenzione con il settore manutentivo, con la nostra società in house che fa le manutenzioni ad esempio all'interno delle scuole, perché magari ecco, una cosa bella è anche questa, no? Se devono imbiancare una scuola, magari entrano in contatto con la nostra società in house e quindi ci può essere anche una collaborazione insieme. Quindi, ripeto, è tutta un'attività che facciamo come ufficio. Abbiamo creato questo ufficio al quale i volontari appunto fanno riferimento. Sì, l'uso del web per esempio è interessante, cioè sarebbe importante che sul sito del comune, per esempio, che riceve la proposta di un patto di collaborazione, fosse pubblicata per una trentina di giorni, diciamo, la proposta del patto, perché in quel momento dà la possibilità a chiunque di entrare nel patto, quindi è anche una funzione di trasparenza importante. Sì, un uso. Certo, ci sono delle sorprese, e quel tema non interessa solo i proponenti, ma anche altri. In ogni caso, il patto resta. Scusa. Volevo fare una domanda proprio legata a questo, e casca proprio a fagiolo questa ultima considerazione. Sappiamo tutti, da questa parte, che il capitale sociale ha un valore, anche se sostanzialmente potrebbe essere intangibile, lì per lì in realtà ha un grosso valore. Sappiamo da studiosi, senza citare. Questo capitale sociale è stato carpito, questo potenziale è stato carpito dai social network in maniera grandiosa, è sfruttato comunque per fini legittimi, che sono i fini privati, i fini delle corporation, i fini che ti pare, trasformando in queste piattaforme che tutti quanti usiamo attualmente più o meno come delle piattaforme dell'ego, su Facebook, di Paglietri, su LinkedIn, di Paglietri. Bene, però, tornando appunto ai beni comuni digitali, definiamo questi beni comuni digitali, a me così mi viene in mente una suggestione che sottopongo al vostro occhio critico. Perché non trasformare queste piattaforme da piattaforme dell'ego a piattaforme di vera comunità, in cui vengano esposte anche attraverso meccanismi digitali moderni come il crowd mapping o altri tipi di piattaforme, altri tipi di soluzioni, poi soluzioni finali, competenze legate al territorio e a temi specifici, esperienze, quindi che diventino delle piattaforme di disseminazione, di vera comunicazione e poi anche di aggancio di queste situazioni. Per esempio, immagino una parte del vostro sito che fa un crowd map, un mapping solo delle esperienze dei patti, entrare un po' quello che facciamo tutti con dei social anche minori, ma in realtà li usiamo molto di più, per esempio sui FanVisor, andiamo in un posto, sappiamo che quel ristorante c'ha qualcosa, non basati su reti, ma basati su un'asseverazione da parte di un'amministrazione, di un organismo. Io sono a Rimini, il comune di Rimini ha messo il cappello su questi patti, coordina questi patti, quindi insomma non è il comune di Rimini, è l'Asus, è il comune di Bologna, la regione Emilia Romagna. E questo capitale sociale, questa esperienza, poi avendo questa legittimazione e questa visibilità, insomma, entra in un circuito virtuoso che si autoalimenta sempre di più, per cui diventa un circuito di tipo di dove si possono intersecare diversi layer, le banche del tempo, le banche di disponibilità del volontariato, le reti, intersecare reti di volontari, più reti di volontari che non si occupano più della stessa cosa, ma che in un momento di un'emergenza sociale il caregiver può aiutare il facilitatore digitale, perché il caregiver non ha le competenze digitali, quindi arriva il facilitatore digitale che invece è focalizzato sulle scuole e va dal caregiver e lo aiuta, perché il caregiver deve fare le pratiche IMSS, cioè una rete in cui le competenze, le disponibilità, le territorialità si intersecano con layer sempre diverse. E quindi io dico, è sostenibile questo discorso? È una mia utopia?